E bene a tutti ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mi per questo speciale live natalizio. Come vedete siamo su Battlefield 3, mettiamoci il cappello. Attualmente Jacopo non se lo deve tenere. Io certo che lo tengo, io ce l'ho sempre il cappello, anzi mi sto divertendo a morire questo coso. Tutte le miriadi di cavi che abbiamo qui, con Battlefield che sbraita. Sì, perché adesso ultimamente... ho tolto la senda col cavolo, sto posto qua più di tanto. Ci stiamo divertendo da Dio che oggi abbiamo sbandato col server di prima, perché questo qua è il secondo video. Sì, perché il primo sembra che a quanto pare praticamente i server di ieri sono andati a quel paese. Buon Natale! E non si vedeva come buon Natale, no? Si augura buon Natale andando a quel paese tutti i server. Comunque ragazzi, Battlefield 3 sarà l'ultimo... l'ultimo Battlefield che prenderò per la PlayStation 3 e lo scoprirete perché prossimamente. Ora a questo punto direi di avviare le musiche natalizie. No, sì, perché io sto giocando con le musiche natalizie, giustamente. Sì, logico. In un gioco di guerra. Un baby. Eh sì. Sì, vabbè, lascia stare per il tempo una volta. Non ci pensare, sta tranquillo. Io intanto cerco tutto il resto. Allora, ma che è sta roba? Cosa? Niente. Ricordo che bla bla bla. Mobili. Digitale diretto, Guardate che camper che ho trovato per me, il mio amico. Ma questo. Anche se sei mio amico non ti. Potete usarlo per i test. Vabbè. Ma allora. Che... qua abbiamo. Aperte delle finestre. Ma chi è che mi stava sparando? Abbiamo aperto delle finestre su un'enciclopedia. No, comunque direi di leggere cosa ne pensa un'enciclopedia a proposito del Natale. Allora, a Natale si può darla di più, vabbè, il tipico canto natalizio che tutti conosciamo. A Natale ogni scherzo vale, il bambino dopo aver rotto il femore della nonna. È Natale, ma io non ci sto dentro, articolo 31 su Natale. Cioè, è curioso di vedere questo articolo 31. Mi sembra che è una banda di rap. Io questo articolo spacca di bestia, gangsta fino in cima a fra. E poi sono dei rap. E poi c'è Montezemolo. Vabbè, insomma, è Natale io, ma io non ci sto. Qua abbiamo anche... Forse cercavi Costituzione Italiana, che cazzo c'è? Vabbè, io fra, cioè perché io sono cresciuto sulla strada fra e siamo rappettoni fra. Vabbè, chiudiamo articolo 31 che non interessa a nessuno. Che è meglio. Il Natale è un Nasale, una nota festività cristiana che attualmente celebra i grandi scorti ai centri commerciali di tutte le nazioni cattoliche per permettere ai devoti credenti di comprare doni in grandi quantità. Il Natale è anche una festa di maniaci sessuali, in quanto è l'unico giorno dell'anno in cui legale lo stupro, purché eseguito sotto il rischio. Questo qua è l'articolo Costituzione Italiana, praticamente. Come lo dice anche il nostro canale Scortex, che salutiamo. Ma comunque volevo dire che forse molti di voi non lo sanno, ma è appena stata eletta una nuova legge che, come sapete, le carceri sono piene. Per risolvere il problema delle carceri, hanno infatti deciso di riempire il Parlamento, che come sapete è sempre vuoto, di praticamente persone che sono in galera. E poi rendetevi conto che nell'esatto momento che ho detto questa cosa qua, Berlusconi ha detto che ha deciso e andrà in galera. Casi. Vabbè, c'è gli storici. Sebbene possa sembrare strano, il Natale festeggia il compleanno del figlio di Dio. I due millenni or sono, il 25 dicembre, nascevano una capanna in paglia da una madre vergine e un padre che pochi mesi dopo divorziò, fuggì di casa e andò a rifugiarsi in Finlandia per non pagare gli alimenti. È stato a poco ritrovato un antico manoscritto pubblicitario che narra le avventure di Charlie Brown, noto esploratore del XIX secolo. Ma che c'entra? Hanno in fruttuosa ricerca il reale significato del Natale che lo porta a riflessioni, a delle incredibili conclusioni e a un toccante discorso sul reale significato di questa festività. Vai da Lidl, sconti fino al 50%. Non perdete questa irripetibile offerta, sconti fino al 50% sui regali alle zie zitelle, da Lidl. Che cazzo, vabbè. C'è la pubblicità della Lidl. Questo è il senso del Natale. Babbo Natale porta i doni ai bambini buoni e ai ragazzi e Sara, questo qui abbiamo già salvato l'immagine.
Ok. Poi abbiamo l'albero di Natale, solitamente in plastica, poliuretano espanso, economica, fibra di carbonio, e quella bislacca a composizione verde che bambini e adulti sono soliti decorare con lucette colorate dai colori intercambiabili. Ma da dov'è che mi stanno sparando? Testicoli, cioè palle di Natale, e fiocchetti rossi e dorati. Il risultato ah, finale. Ah, che bello, ci sono i camper! Mi mancavano, sapete. Il risultato bello che continua a sparare anche quando sei morto, sto coglione. E che sta a sparare da qualcun altro? No, no, a te. Il risultato finale è un psichedelico abete che prende da una parte che provoca violente convulsione, crisi epilettiche e anche diabetici. La particolarità è questo obsoleto vegetale, sta nel fatto che non significa assolutamente nulla, da nessun punto di vista. Come al solito ci siamo per interrompere, giustamente. No, ma va, potevi farlo entrare, così parlava anche lei del Natale. Tra le famiglie monotone e ripetitive questa cerimonia avviene sempre in ugual modo. Quindi si sono elencati i principali passaggi. Cominciano ad arrivare i parenti, l'uomo più robusto della famiglia porta i regali, completamente disinteressato verso sua suocera zoppa che tenta di salire le scale. Ah, ecco, diamo una grandissima suocera. Tra le famiglie monotone e ripetitive, questa cerimonia avviene sempre in ugual modo. Quindi seguito sono elencati i principali. Non l'ho già letto. Vabbè. Ma non l'abbiamo letto. Tutti si salutano tra loro, poi passano ai più giovani e dicono che sono molto cresciuti l'ultima volta. I parenti anche se non è vero. I parenti sono tutti riuniti. Nell'attesa della cena si guardano i programmi televisivi dove le celebrità italiane cantano male le canzoni natalizie. La cena fa il suo ingresso trionfale, a volte sulle sue gambe. Gioia collettiva, ci si siede e si comincia a mangiare i prelibati prodotti del nonno precivendolo. Tutti fanno i complimenti al cuoco, poi quando lui si gira gettano le teleportate alla pianta grassa retrostante. Ci si prende per mano e si canta le canzoni natalizie, sono nei film. Ci si siede sulle poltrone e gli adulti si lanciano insulti tra loro, mentre i bambini impazienti cominciano a chiedere dei regali. Si scarta i regali, solitamente il più piccolo avrà l'ingrato compito di prendere i regali e portarli falsamente giocondo ai rispettivi destinatari. I parenti fingono entusiasmo davanti ai regali come lampadine a gas. Bretelle di topolino, penne a sfera e maglioni a zona della nonna zoppa. Ci si appresta a tornare in casa. I bambini si disperano perché vogliono rimanere ancora un po', i genitori cacciano il fucile a canne mozzi e sono minacciati di tornare a casa. La sua Nina. Poesia natalizia. È la notte di Natale, San Giuseppe col maiale, Maria con la cavalla sta trombando nella stalla. Ad un angolo il bambino si è levato il pannolino e nel buio della notte il bovino ha le due botte, poi il piccolo rasinello dona in mano sul pisello. Le maci gli arrivati che i culi già sfondati dormono tutti ormai sereni, tranne il povero Giuseppe, dubbioso che par di corna, gli abbia donato quelle due alette. Si chiamava Gabriele, l'ambasciatore non porta pena, ma manca ormai di mene, più che pene era un pene. Non ci dorme il poverello, sta lì tra il buo e l'asinello. Per non passare da coglioni dovrà inventare una religione. È Natale tutto tace, c'è qualcosa sulla brace, non è pollo né tacchino e Gesù bambino. Vabbè. Dobbiamo stare attenti a quel che diciamo perché questa pagina offende il Signore e i suoi seguaci. Smetti di leggere o sarai scomunicato al suo vivo e messo sotto sale per compiacere il Signore. Ma cosa? Ma sto qua sta campeando tutto il tempo. E stiamo attenti che questo articolo parla del Natale, quella bellissima festività in cui se tutti i più buoni ci si fanno legare tre cazzate simili. Se ti aspettavi di leggere feste sfrenate, divertimento, alcol e sesso, puoi vederti un cine panettone qualsiasi. Dimostrazione esistenza di Babbo Natale. Oh, ma c'è Crippy. Ormai Crippy lo trovi dappertutto e non ci credo più. Ciao bambini, sono Crippy, Babbo Natale non esiste, avete visto quanto sono stronzo, vi ho rovinato la sorpresa. Guardate che voi non lo sapete. Ma cosa? Cosa 99%? No, io ci rinuncio seriamente, proprio. Poi non lo sapete ragazzi, ma Babbo Natale, la sua esistenza, dove cavolo è che è? Uffa, non trovo più la pagina in prima. Allora, pagina non esiste, cerchiamo. C'era da qualche parte un collegamento che avevamo trovato. C'era un collegamento. C'è un camper, poi è sparito. C'era un collegamento che avevamo trovato da qualche parte. Ecco, vediamo un po'. La pagina non esiste. No, allora. Che cavolo è?
Oh, ma sono ancora qua a camperare quelli lì, eh. Dimostrazione esistenza del Molise, pagina 777, titolo di questa pagina, Galileo Galilei, questa pagina fa schifo. Oh, ma non troviamo più la pagina che non esiste. C'è nuova, e chissà perché. Allora, pagina principale, sono da questa pagina, non serve a niente, la pagina col titolo più lungo, tutta un'enciclopedia, ma dal mondo conosciuto e sconosciuto che non si vuole conoscere. Questa pagina col titolo più lungo e tutta un'enciclopedia non sono, tutto il mondo conosciuto e sconosciuto che non si vuole conoscere, completamente scritta adesso, dunque tirata giù così. Ma non importa, poiché la gente è così scema che appena vedrà una pagina col titolo così lungo la troverà geniale senza neanche averne letto il contenuto. La cosa bella è questa pagina è che così insulsa che nessuno proverà a scriverne una col titolo più lungo. Il mio primato rimarrà imbattuto finché la pagina non verrà cancellata. Detto questo, naturalmente non basta, perché se scrivessi un titolo non tanto lungo nessuno fiderebbe la pagina e adesso nessuno fiderebbe me. Ma che, però perciò continuo a parlare, posso parlare in tante cose, ma è tutto il titolo sta qua. Porca troia, è tutto il titolo. È la mia impressione o qualcuno un po' esagerato? Merry Christmas! Aspetta, vuoi dirmi? Aspetta. Yeah. Visualizza sorgente della pagina. Se è tutto racchiuso tra il tag titolo mi incazzo. Ctrl F. Titolo. Vediamo. E infatti non è la pagina col titolo più lungo, ragazzi. Il titolo ce n'è ancora. Il titolo vero è la pagina. È la pagina col titolo più lungo, trattino l'enciclopedia. Quindi questa pagina qui non ha veramente il titolo più lungo. È solo una farlocchiata fatta da un deficiente. Che poi sarebbe. Voglio proprio vedere chi è che l'ha fatta. Intanto continua a cercare la pagina che non esiste. Tanto perché l'enciclopedia ci trolla, tra l'altro, perché cioè tu cerchi, ti dice che ci sono 7 pagine, tu clicchi la terza e ti dice che ce ne sono 8, quando clicchi la quarta ti dice che ci sono 9 pagine, la quinta che ce ne sono 10. E qui vediamo le modifiche, ce ne sono tante di modifiche a sta pagina, chissà la pagina che non esiste. Seleziona tutte le pagine, spacca tutto. Manciuca il fiocco tipo Pokémon. Niente, la pagina che non esiste. Non esiste. È un peccato perché una volta c'era. Cioè qua abbiamo trovato Messenger, i Transformers, i Molise, l'Inter, ma pagina che non esiste non c'è. Che peccato. Come giusto che sia, la pagina non esiste, non può esistere, no? Ma perché. Guarda che secondo i ragionamenti contorti dell'essere e non essere, effettivamente no. Cioè, Christmas and a happy, happy new year. Comunque se la minta ragazzi, la K971, vabbè si tappa adesso, deve vedere. Essere bambino, essere, non essere. Adesso ti spiego perché la pagina che esiste in realtà esiste ma non esiste. Allora, penso che nessuno capirà mai questo ragionamento. Guardate che questo è chiaramente compatibile con l'essere e non essere di Windows 7. Infatti è compatibile. Allora, il concetto di non essere è strettamente connesso a quello di essere, con la sua contrapposizione e negazione. Per molti aspetti essere coincidente con quello di nulla, per quanto nel dibattito filosofico due termini vengono usati talvolta in modo diverso. Ma qua, cavolo, mi sono tutti rientrati davanti. Ma che cavolo stanno facendo? Boh. Ecco la canzone con la falsa tromba adesso. Ma non è questa qua. Allora. Che due coglioni, non trovo più neanche. Oh, c'è il sito di Parnimede, il punto info. Secondo Parnimede lo spazio. Allora. Che due coglioni. Oh, l'essere è il non essere non è. Poiché l'essere riempie. L'essere è il non essere non è. L'essere non si trasforma. Stessa cosa sono il pensare e la cosa pensata.
perché giusto perché noi esseri umani non pensiamo. Essere pallimene, porca troia, non li trovo. Eccolo qua, l'ho trovato. L'essere è e non può e non può non essere, non essere non è e non può mai essere. Principio identità non contraddizione per Parmenide, non essere non esiste ed è l'esatto opposto dell'essere che è uno ed è unico, infatti afferma proprio che l'essere è e non può non essere e non essere è e non può non essere. Che l'essere esista è una certezza, noi lo vediamo, lo percepiamo, non essere invece non esiste per definizione, quindi non può essere pensato. Alzi la mano chi è che ha capito qualcosa. Non potendo essere pensato e non essere non è esprimibile. Il nostro linguaggio può riferirsi solo all'essere ed è essere che gli uomini, secondo Parmenide, devono tendere per poter conoscere la realtà. Allora, tralasciando quindi tutti i vari discorsi assurdi di un'enciclopedia. Non è un'enciclopedia, infatti. Cos'è? Era Wikipedia. L'essere non essere di Wikipedia. A questo punto leggiamo chi vuole essere milionario. Giusto. Ma non notizie, Berlusconi rivela di essere Superman. Millantario, il programma nuovo di chi vuole essere milionario. L'accendiamo? Gerry Scotti su una canna. Una nuova scalata verso il Gerry Scotti sempre. Non risponde nessuno, Gerry Scotti mai purtroppo. La sapevo, concorrente analfabeto e sbromone da casa. Dove viene il nostro concorrente? Ah, bella città. Ci ho fatto il militare, Gerry Scotti sempre. Il logo e il programma, inculato. Okay. Chi vuole essere milionario, spesso abbreviato Il Milionario, un quiz televisivo trasmesso da Canale 5 che ci propina Gerry Scotti in un 3x2 con la cornina e finalmente soli, realizzata la prestigiosa Majore Endor, che il titolo è il protagonista principale è un essere umano che deve tentare di vincere €1 milione sopportando le battute poche inopportune dall'antagonista Gerry Scotti, che è già milionario e se la ride con la sua pensione a parlamentare. La serie si basa sul genere fantasy, in quanto il concorrente può ricevere aiuti a chi che sia senza che venga cacciato via calci. Svolgimento del gioco. I concorrenti vengono piazzati su uno scran e torturati con un terzo grado infinito finché non rispondono esausti. Il conduttore punta loro una lampada al pieno viso gridando: confessa figli di puttana, chi sono i miei complici? A quel punto il concorrente può rispondere tra le seguenti opzioni: A. Il mio complice è il cavaliere nano. B. I miei complici sono Jigen, Goemon e Marco. C. Io sono il complice di me stesso. D. Io non ho complici. Il conduttore ponderà la risposta, se è positiva come A e B, il concorrente era risparmiato dalla fustigazione al centro della piazza. Se la risposta sarà non completamente positiva come C, verrà torturato finemente con della carta elettrata a 40 grammi. Se infine la risposta sarà negativa come D, il conduttore compiaciuto esclamerà: l'accendiamo? Il concorrente verrà al suo vivo. No, comunque bellissima l'immagine che mentre c'è Osama Bin Laden che dice quanto probabilità di arrivare a Natale. Ah, nessuna, nessuna, sì, nessuna, nessuna. No, dice nessuna e è quella giusta. Ragazzi, assicuriamo a tutti quelli che se lo chiedono, è quella giusta. Un euro, se dopo aver confessato gli dà pure il calcio in culo. 10 euro se fa partecipare a una mica gnocca. 50 euro se sei raccomandato. 200 euro se accetti i cambiali scadute. 500 euro se dopo restituisci con gli interessi. 2000 euro se davvero credi che te li diano. 10.000 euro se ti sei fumato qualcosa. 50.000 euro se ne accetti in soldi del Monopoli, 300.000 euro se credi nella promessa, 500.000 euro se paghi 800.000 euro di tasca tua, 1 milione di euro premio posticcio che non ti daranno mai. Aiuti. No, qualcuno l'hanno dato comunque, il premio di 1 milione di euro. Lo c'era sfigato, stata una che l'aveva vinto. Lo sfigato concorrente ha a disposizione 3 aiuti. L'aiuto del pubblico è più utile, il classico concorrente idiota, nel 99,999% dei casi. Userà la prima domanda, sprecandolo per la prossima ovviamente, l'aiuto da casa, il più inutile. Il classico corrente idiota, nel 99,9999, lo userà per cento dei casi, lo userà la domanda più complicata e impossibile da trovare in 30 secondi su un'enciclopedia. Sprecandolo per quella più facile da trovare, ovviamente. Il 50 e 50%. No, non è per cento. L'aiuto al nome più idiota, il classico concorrente idiota, nel 99,99% dei casi,
lo userà quando è confuso, naturalmente rimane quello che lo sfigato pensa, ma sceglierà l'altra per dirlo. Il pubblico si fa la risata, c'è la chiamata dello scassapalle dottor Scotti e tutto si ripete, sempre. Magari un concorrente userà decentemente, ma le possibilità sono minime, inesistenti e meglio. Curiosità, il tizio prima di giocare deve bruciare sul tempo gli altri, costringendo il supplizio alla sindrome del riflettore mancato. Vabbè. Episodi speciali, come molto della serie della Endermon, anche miliardonario di alcuni episodi a durate svariate ore, in modo che il concorrente possa anche essere istruttivo per il pubblico del bisho. Ci sto capendo più tanto. Ma penso che nessuno abbia mai capito niente. Che cos'è questa? A, pazzia. B, Sparta. C, un'occasione per cenare all'inferno. D, non lo so, lol. Un concorrente seccato di distrazione e antagonista. Particella di sodio, rispondendo direttamente alla bottiglia, ha vinto arrivando direttamente all'ultima domanda per la teoria della relatività del tempo. Questi sono i vincitori milionario del milione, eh? Piero Angela, divulgatore scientifico, è riuscito a vincere 1 miliardo di lire senza nemmeno essere distratto una volta dall'antagonista e senza aver usato nemmeno un aiuto. Amadeus, sebbene sia stato il concorrente più infastidito di tutta la serie, ha anche fatto il record della puntata più veloce, 13 minuti. Perché è stato buttato fuori subito o perché ha risposto? Non lo so, Mauro Serio, prima di scomparire dalla faccia della terra, ha partecipato all'allora miliardario usando solo l'aiuto a casa, e a casa non c'era nessuno. Ottimo, è vero, ma chissà perché, quando chiamano a casa non c'è mai nessuno. Secondo me è tutto un piano diabolico. Probabilmente. Boom! Ma che diavolo! Solo propaganda! Guarda quanto tempo è che stiamo registrando? Tipo 22 minuti. Tra un po' dobbiamo chiudere il video. Eh sì, anche perché io ho finito le cose da dire. Inventiamoci qualcos'altro. Inventiamo qualcos'altro. Non ho niente da inventare. Che cavolo, fai schifo, lo sai. Allora, io a questo punto ho finito le robe, quindi praticamente cioè non so. Ma scusa, non abbiamo finito di leggere le cose su Babbo Natale? Tutte finite. Già lette tutte, la poesia. Anche le cose sul Natale. Sì, tutte. L'enciclopedia va che non è così complicato da fare. Io sono sempre convinto che fosse complicato. Allora, a questo punto direi di cercare Flaggia su un'enciclopedia già che ci siamo. Ammesso che ci sia. No, ma va, non c'è. Ecco, già stavo parlando. Allora, l'enciclopedia.wiki.com, vediamo, Flaggia. Io dico che qualcuno l'ha fatto. Conoscendo non è stato trovato alcun risultato. Che strano. E se io tipo cerco explain? E secondo me sì. Allora. Ma non è giusta sta cosa. C'è X Factor, c'è detersivo X, X File, X Men, Malcolm X, X Manga, X è gay. 8 per 1000. 16 ottobre, 14 ottobre, tutto tranne la X. Wolverine non esiste, come il Molise. Penso che tutti siano stufati di star a sentire il Molise. Guardate che voi non lo sapete, ma il Molise esiste. No. Vediamo un pochino. Allora, Molise non esiste. Visualizza tutte le immagini. Molisent. Sconvolgente scoperta di scienziati americani, Molise non esiste. Molise. Napolitano dice che il popolo padano non esiste. Lo dicevo io che Borghese era troppo scemo per esistere davvero. Partito Democratico. Vabbè. E PDL. PDL, partito della Lega. Un po' come quello che dice il sconvolgimento degli scienziati americani. Molise non esiste. La radio che non esiste su Nokia 1800. Ma questo qua è vero. Infatti. Il Nokia 1800, cavolo si chiama, stavo ascoltando un po'.
Non può tenere una... Cavolo, stai facendo? E se io tipo mi sposto invece che su e giù a destra e a sinistra? Va che scoperta. Vabbè ragazzi, direi che... Possiamo anche chiudere. Tamposo. Pedoni sul lato opposto. Obiettivo raggiunto, defibrillatore. Non chiedetemi che cazzo. Ho scoperto che... Esiste il panino di McDonald's, risotto e pubblicità che le portate. Minchia. Vabbè ragazzi, a questo punto direi di chiudere qua. Ma no, Iello non esiste. No vabbè, scusate, mi hanno appena rianimato, quindi non possiamo chiudere. Che sfiga. Ok. Tanto comunque fa un po' male lo stesso, quindi possiamo chiudere. Sentiamo. Allora, a questo punto io direi di mettere sulla musica di Guarda che luna, guarda che mare, di giusto per ricordare l'anniversario della luna, che in realtà non ci siamo andati con l'Apollo 11. Vorrei far, boh, poi scarichiamo anche questa musica qua del cazzo. Ma col cazzo. Che fa su un maggio 1969 su YouTube, che poi è la musica di, come cavolo si chiamava, Fred Buscaglione, Guarda che luna, guarda che mare. Quindi fa un po' schifo. Bellissima. Comunque ragazzi, direi di chiudere qua. Sì. Quindi abbiamo tempo di mettere la musica. Sì, ce l'ho. Bella a tutti da Wolf e da Jacopo Mi. Alla prossima.